Ora con Daniela Bisogni andiamo a visitare l'eremo di San Leonardo sui Monti Sibillini. Questa è la storia di un viaggio verso le gole dell'Infernaccio sui Sibillini, prima in macchina, poi in fuoristrada, attraverso persino un tunnel per incontrare Padre Pietro, un frate cappuccino 85enne che con il suo trattorino ha portato su cameraman e telecamera mentre noi salivamo a piedi fino a 1100 metri di altitudine all'eremo di San Leonardo, antica abbazia medievale che ha ricostruito lui, pietra su pietra, grazie a un sogno che dura da 42 anni. La povertà mi ha dato durante questo tempo la forza di lottare. Oggi perché molti giovani, molti ragazzi non lottano? Per coronare il sogno, Padre Pietro ha vissuto qui nei primi anni all'Adiaccio, poi dopo aver creato un tetto ha pensato a portare l'acqua e così via. Era completamente abbandonata, quindi trovai l'unica ricchezza, un metro e mezzo di letame stagionato. Sembrava impossibile umanamente, quindi nessuno credeva alla mia impresa, mi prendevano per esaurito, per pazzo. Qui tutto è ecologico, da un anno c'è l'elettricità, grazie a una piccola centrale idroelettrica. È una grande gioia perché sono al di fuori dei soliti schemi, non è che mi arrivano le bollette, perché io non è che guadagno una lira, quindi mi sarebbe stato difficile. In realtà, Padre Pietro Lavini è un eremita socievole che vive di donazioni. Tutto l'anno accoglie pellegrini, turisti e soprattutto in autunno gli amici con i quali condivide un pasto. Io penso di essere ritornato allo stato primitivo. Quando non c'erano tutte queste sovrastrutture, tasse di qua e di là, cioè l'uomo che lavorava e si procurava il cibo per quello che gli bastava.